oggi qui insieme per parlare di questa nuova iniziativa della nostra associazione Onlus Art Experience, che è un'associazione che si interessa della divulgazione artistica in provincia di Salerno e anche fuori. Quest'anno, in proseguimento di quelle che sono state le iniziative dello scorso anno e dell'inizio d'anno, facciamo un'iniziativa molto interessante alla stazione marittima. L'iniziativa si chiamerà Art Education, perché i nostri soci, che saranno gli artisti che espongono le opere, hanno anche fatto un'opera a dimensione di bambini. Vale a dire, noi con la nostra associazione vogliamo favorire attraverso i giovani il rapporto dei giovani con l'arte come elemento educativo e elemento di formazione culturale. L'iniziativa comincerà il 3 di novembre e noi ci permettiamo di invitarvi tutti, e proseguirà fino al 13. Particolarmente interessante sarà l'esperienza attraverso le scolaresche che verranno a trovarci e poi daranno loro un giudizio artistico agli artisti scelti, ripeto, nostri soci, di cui parleranno meglio i curatori Anna De Rosa e Angelo Lanzano, e alla fine, in base anche alla loro creatività, tutte le opere 50 di 50 fatte dai nostri soci artisti verranno composte in un grande puzzle creativo, che sarà, speriamo, la parte più stimolante per i ragazzi dell'iniziativa. Qui baciata dal sole, vorrei invitare tutta la cittadinanza Salerno a venire alla stazione marittima il 3 novembre all'inaugurazione della collettiva, dove la novità è che i bambini saranno i critici d'arte, dove in un mondo dove, soprattutto italiano, dove la cultura è messa agli ultimi posti e nelle scuole addirittura si abolisce la storia dell'arte, noi come associazione abbiamo invitato le scolaresche con i bambini a venire a fare i critici d'arte, quindi dal punto di vista dei bambini, come i bambini oggi percepiscono l'arte, come riescono a decodificare i nuovi linguaggi, perché ci saranno, sono 46 artisti dal mondo, non solo italiani ma anche qualcuno locale, e quindi ci saranno tutte le tecniche, dall'olio al digitale, fotografie, ceramica, e quindi proprio questo incontro dovrebbe suscitare la curiosità non solo nostra come organizzatori e come curatori di questa mostra, ma anche di tutti gli altri a vedere il risultato di questa nostra operazione. Buongiorno, eccoci di nuovo qui. La seconda edizione dell'Expo Street Pop Art quest'anno è dedicata all'educazione, education, perché abbiamo preparato nella stazione marittima un evento dedicato ai bambini. Ci saranno questi 50-50 dove posizionati su questi cavalletti che abbiamo chiamato la mostra dei cavalletti arcobaleno. I bambini verranno invogliati a vedere questa mostra e poi dopo in una classe abbiamo fatto scenograficamente una classe dove con i professori e con gli artisti presenti faranno una specie di compito in classe, diciamo così. Saranno dei disegni, voteranno l'opera che più piace e alla fine poi ci sarà una sorpresa finale che già è stata spiegata. C'è questa performance finale come un abbraccio tra il presente e il futuro, e per dare un segno importante. Questa mostra avrà anche ci saranno ulteriori esposizioni sia nei circoli didattici che hanno partecipato sia alla provincia di Salerno, per poi finire una grande mostra che si chiamerà proprio dedicata all'education dei cavalletti arcobaleno. Vi aspettiamo tutti e
il 3 novembre alle 5.30 alla stazione marittima disegnata da Zadi da Salerno. Vi raccomando, venite, vi aspettiamo io Angelo Lazzano, curatore, Anna De Rosa, curatrice, e Vincenzo Adinolfi, il presidente di Arte Experience. Grazie.